Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi mi è arrivato l'ultimissimo pacchetto da AliExpress, ne avevo fatti 4. Mi erano arrivati i base di Sailor Moon. Avevo pubblicato su Instagram e su Facebook delle creazioni con i base. Se non l'avete visto, andate su Instagram e vedete le foto. Dunque, mi è arrivato finalmente questo pacco. Qui ho scritto, ho segnato, diciamo, la data. L'ordine l'avevo fatto insieme agli altri il 18 gennaio. Me l'hanno spedito giorno 27 gennaio, perché non so per quale motivo, a parte la festività, il capodanno cinese. Avevo fatto l'ordine un po' prima, quindi una settimana prima, però vabbè, pazienza. E mi è arrivato il 28 febbraio. Diciamo che togliendo il tempo di elaborazione siamo giù di lì, un mese. Quindi adesso bando alle ciance, vediamo un po' cosa ho ordinato. Ecco qua, da come si vede, ho ordinato lo stampo con i 9 cuoricini. Ah, tra l'altro è arrivato con questa bustone enorme, ben confezionato, quindi devo dire che ok. Eccolo qua, voi non lo vedete sicuramente, quindi adesso ve lo apro. Ho strappato direttamente il sacchetto, eccolo qua, ma è lucidissimo, veramente lucido sto stampo, molto molto bello. È anche molto flessibile e morbido, sì, devo dire che va bene. I cuori sono bombati e bellissimi, mi piacciono, perciò non lo vedo tanto. Ecco. Ho preso questo stampo delle code di pesce, stavolta di misure buone, stavolta. E infatti quello là, quello che era grande, forse era tipo così il doppio, troppo grande, l'ho messo in vendita su Marketplace su Facebook, quindi se volete vedere, diciamo, le robe in vendita, tipo stampi o tipo creazioni in resina che non sono pronte ma comunque sono dei cabochon così, tra cui le cornici, potete vedere su Marketplace che io lì ho messo alcune cose, alcuni lottini in vendita. Comunque questo è, diciamo, lo stampo con le pinne e mi piace tantissimo. Tra l'altro questo è buono anche per fare un po' gli orecchini o anche come ciondoli, mi piace tantissimo. Si può utilizzare anche con i pigmenti duochrome, che per ora sta andando molto molto di moda. È un pigmento che in base alla luce cambia colore, chiamatosi anche chameleon, quindi pigmenti chameleon. Io li chiamo duochrome o chameleon, è la stessa cosa. E secondo me, utilizzando con questo stampo, sono veramente il top dei top. Poi ho preso questi due stampi, ne ho presi due per fare sempre la coppia. Ecco qua. Questi li conoscete tutti. Sapevo che questi stampi erano piccoli, per cui ne ho presi due. E per farci un po' di orecchini, secondo me ci sta una figata. E poi di questi li utilizzerò per le creazioni con i fiori e con le piante. Poi un altro stampo che è simile a quello di poco fa è questo. Mi sembra che sia nuovo, infatti non l'ho visto per ora in giro qui su YouTube, almeno io dei canali che seguo non li ho visti finora. E questi stampi appunto erano usciti a metà gennaio, io li ho prenotati, li ho presi subito perché sono abbastanza interessanti anche per fare i ciondoli che faccio io, quindi con i fiori e con le piante secche. Sono molto belli, hanno pure qui il pirulino per metterci quel gancetto e sono più vicini al bordo, vedete? Secondo me sono ottimi, quindi sì. Poi ho preso questi tools che conoscete tutti, questo qua è tipo un bicchierino in silicone e questi sono i tre tools tipo cucchiaino, le palettine, diciamo. Però ho notato che sono morbidissime. Sì, sapevo che erano in silicone, ma non sapevo, cioè io pensavo che erano tipo in silicone duro più o meno. Ma comunque interessante. E questi li ho pagati un euro e qualcosa, non ricordo. Oh, un omaggino!
Aspettate che non capisco cos'è. Sì, infatti io no, magino non l'ho mai preso questo, non so se si capisce. Sono delle margheritine con delle foglie. Che carini. Sì, molto molto carini. Comunque, ritornando al mio ordine, ho preso due di questi ciondoli, due di questi stampi per farci dei ciondoli, ovviamente. Questi qui. Quando avevo preso questi stampi, avevo intenzione di fare delle creazioni con la pasta sintetica, metterci la classica apina e con la resina UV farci, diciamo, la goccia di miele che scende. Vediamo se riesco a farlo, magari prima possibile. E ne ho presi due. E infine ho preso questo stampo. Questo stampo qui l'avevo adocchiato molti anni fa e lo vendono tuttora quello stampo, ed è tutto marrone ed è anche opaco. Io non lo volevo opaco, lo volevo lucido, finalmente l'hanno fatto lucido perché così è adatto per la resina. Questo qua questo stampo è interessante perché si possono fare le due facce delle pedine, infatti vedete il cavallo, il re e la regina, questa bisogna colarla due volte eccetera eccetera. E questo l'avevo preso quanto? 2 euro e qualcosa, perché mi ricordo i prezzi in dollari ma non ricordo in euro. Sotto il video vi lascio il link del negozio, ve lo consiglio perché è abbastanza affidabile nonostante io abbia aspettato tanto, ma perché era un periodo di feste, infatti loro festeggiavano il capodanno cinese. Nonostante questo ritardo io avevo scritto due volte al venditore e lui gentilmente mi aveva scritto che dopo le feste, diciamo, mi spedivano il pacchetto. Togliendo appunto il tempo di elaborazione, c'è stato praticamente una ventina di giorni ed è arrivato praticamente tutto. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Volevo mostrarvi gli altri ordini che avevo fatto precedentemente, prima di questo che avete visto, e sono questi qui. Questo è un set in pratica, ora ve li faccio vedere uno a uno. Sono per la nail art, ma noi li utilizzeremo per la resina. Ecco questo, sono 6 pezzi e se non sbaglio veniva meno di 2 euro, e quindi io li ho presi. Ecco qua, questi sono i fiocchettini molto carini. Poi mi sono presa due di questi, che sono dei pesciolini rossi. Ecco qua. Questi venivano 90 centesimi l'uno, ne ho presi due. E poi ho preso questi. Ce n'erano altri tipi, ma ho scelto questo perché c'era il biscotto che io non avevo. Infatti questi li utilizzerò per il fimo, per le miniature. Ho ordinato anche queste sfere, sono due, ve ne mostro uno, e sono da 3 cm. Sembrano un po' scomode a dire il vero, quindi devo vedere se riesco a farci una colata, non lo so. E devo vedere, ce n'erano altri da 1,5 cm, da 2, da 4 cm e basta. Quindi ho preso questo giusto per provare. E adesso vi mostro questi bezel che vi avevo detto all'inizio del video di andare a controllare su Instagram, ma ve li inserisco qua direttamente visto che ce l'ho qui sotto mano. Questi ciondoli di Sailor Moon. Dunque il primo è questo. Li ho decorati con la resina UV. Poi ho preso il lotto da 10 pezzi di Luna / Artemis. Tanto sono sempre loro, sono, e li ho decorati in questo modo. Non si capisce bene la luna perché è fatto a mano. Io non ho gli stickers, quelli piccolini da inserire, infatti mi sono trovato un po' in difficoltà, però più o meno forse questo qua si capisce un po'. Questo qua ho fatto anche Artemis. Sono ciondoli abbastanza grandi secondo me e sono adatti per collane. Molto molto belli. E infine ho fatto tutti i costumi
delle Sailor. Allora, le prime due che vi mostro sono loro, Sailor Moon e Sailor Kibyusa. Questo qui è munito di gancetto perché lo vorrei indossare. Poi abbiamo Sailor Mars e Sailor Mercury, Sailor Venus e Sailor Jupiter o Jupiter. Poi ho fatto Sailor Neptune e Sailor Uranus, molto belle pure loro. E infine ho fatto Sailor Pluto e Sailor Saturn. I fiocchetti sono quasi simili, questo diciamo è un po' più chiaro, vedete? Questo è più scuro. E queste sono le ultime due. E questo era appunto un lotto da 10 pezzi di questi costumi. 10 pezzi pure dei gattini e anche questi qui, vedete? E adesso il video è veramente finito. Spero che queste piccole creazioni vi siano piaciute. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!